Ciao ragazze, allora questo è uno dei video più richiesti sul mio canale ed è il What's in my iPhone, cosa c'è nel mio iPhone. Ho appena cambiato cellulare, questo è l'iPhone 6S, prima avevo l'iPhone 6, adesso ho l'iPhone 6S e naturalmente potevo non prenderlo rosa, cioè ditemi voi, sapete, conoscete la mia fissa per questo colore, naturalmente l'ho scelto rosa, quindi adesso vi farò vedere tutto quello che c'è nel mio nuovissimo iPhone 6S. Bando alle ciance, iniziamo subito. Diamo prima uno sguardo alla cover, che è anche questa rosa, ma va, e questo è lo scettro lunare di Sailor Moon. Voi lo sapete che io ho la fissa per Sailor Moon, da piccola avevo tipo tutto quello che è uscito, tutti i gadget di Sailor Moon, e quindi questa è la cover. Ne ho 500 migliaia di cover, ne ho veramente tantissime, voi lo sapete, quindi dovrò fare il video aggiornato anche sulle cover, ma per adesso vediamo il contenuto del mio iPhone. Lo screensaver naturalmente siamo io e Tomas. E, qui facciamo ancora freddo, siamo a Cortina, e poi vediamo invece l'iPhone vero e proprio. Allora, questo è il mio sfondo, è Apua, amo questo sfondo con questo fiocchetto. Voi conoscete bene anche la mia fissa per fiocchi e Apua, evidentemente da questo video traspare che ho molte fisse, ma questo sfondo mi ha fatto innamorare. E poi ho tutte queste icone particolari, e vi dico subito, ve lo prendo, forse già vi avevo parlato di quest'app ma diverso tempo fa, e queste app le ho trovate, e anche questo sfondo lo trovate su questo sito che si chiama Cocoppa. Eccola qui, questa è l'app, qui ho trovato sia lo sfondo che le icone personalizzate, e amo, ecco qui c'è tutto l'ambaradan di Hello Kitty che devo assolutamente scaricarmi, perché cioè io tipo amo Hello Kitty, e ci sono appunto un sacco di sfondi, un sacco di icone per le app, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, e così si può davvero personalizzare l'iPhone. Quindi quest'app, oddio l'ho stregato, questa non l'avevo vista, e quindi insomma quest'app mi piace veramente veramente moltissimo, ed è qui appunto che io ho trovato sia lo sfondo Apua che tutte queste iconcine carine. Poi si possono cercare individualmente oppure scaricare già da subito sia sfondo che icone, e l'app è gratuita. Prima app tra tutte, naturalmente sono io, cioè è la mia app Kiss & Makeup 01. Se ancora non l'avete scaricata, stiamo ottimizzando, correggendo tutti gli errori, perché c'è stato veramente un download di massa di che non ci aspettavamo evidentemente. Ma questa è l'app, se non la conoscete ve la faccio vedere, eccola qua, Kiss & Makeup 01. Qui potete trovare tutto, Instagram, Facebook, Twitter, blog, insomma qui c'è veramente tutti i miei social, YouTube, tutto racchiuso in un'unica app. Nel menu, ecco qui io sono registrata, naturalmente potete registrarvi, e qui insomma c'è tutta una lista di dupe che devo aggiornare, perché ne ho un sacco da inserire. Qui potete lasciarmi le vostre domande per un Nicole Risponde, tra l'altro se volete un Nicole Risponde scrivetemelo nei commenti, qui ho visto che mi avete lasciato un sacco di domande, quindi ho veramente l'imbarazzo della scelta, le tengo d'occhio. Poi qui su My Life ci sono tutte le mie ultime foto su Instagram, la location dove mi trovo in questo momento, eccetera eccetera, insomma c'è il calendario, se volete sapere se c'è qualche evento in arrivo, eccetera eccetera, la grafica, insomma naturalmente. Ho scelto tutto quanto io, si può vedere, è molto allegra, molto rosa, ma molto Apua, ma io la trovo splendida. Poi, allora, vabbè, seconda icona è Skype, niente di esilarante davvero, insomma, presumo che tutte conosciate Skype, quindi insomma niente di che. Poi c'è Twitter, il mio Twitter... L'unica cosa che è appunto quando aprite un'app con Cocoppa, insomma... Non cliccare su open, ma è questo è il mio Twitter, anche qui sono, mi trovate come Kiss & Makeup 01, e qui insomma c'è il mio Twitter, eccetera eccetera eccetera. Universal ha retweetato, retweetiamo anche noi in diretta il tweet di Universal, eccoci qua, e insomma tutto varie cosine, tutti i miei ultimi post. Poi, vabbè, YouTube non poteva mancare, YouTube poteva forse mancare, YouTube assolutamente no, e questo è il mio canale, adesso ci andiamo, eccolo qua, questo è il mio canale, l'ultimo video, mi trucco con voi, ispirato a Charlize Theron, poi abbiamo il video...
metà viso low cost, metà viso high cost. In molte mi avete detto, oh, ma 99 euro high cost, cioè 99 euro, scusate, low cost dovrebbe essere poco, 99 euro è tanto, sì, ma in realtà sommando tutti i prodotti, se andate a vedere nel box informazioni del video, i singoli prodotti costano 4,99, 6,20, 6,99, alcuni 2,90, insomma. Poi c'è il vlog e gli altri video passati. Questo con Tomas vi era piaciuto molto, My Boyfriend Does My Makeup. E poi proseguiamo con, vabbè, la mail non vi faccio vedere perché già la conoscete, Facebook, questo mi serve solo per tenere live la mia page Facebook, WhatsApp lo usiamo tutti naturalmente, poi c'è Pinterest, i messaggi, Instagram, arriviamo ad Instagram, amo quest'icona, è troppo carina, arriviamo ad Instagram, questo è, oddio, ok, questo è il mio Instagram con i vari, tra l'altro grazie ragazze, siamo 200.000 su Instagram, l'ho notato tipo ieri e sono felicissima, e queste sono le mie ultime foto, questa sono io da piccolina, naturalmente quella al centro quando avevo ancora i capelli lunghi, sempre lunghi e biondi io, insomma, e poi varie foto, le mie nuovissime Valentino che ancora devo indossare. E poi questo è quanto, una bellissima foto che ho fatto di Trieste, il lungomare di Trieste, eccetera, eccetera, i miei outfit, eccetera, eccetera, questi sono gli ultimi arrivi benefit e qui vi linko sempre anche gli ultimi video. Qui c'è il mio libro, queste sono tutte foto che mi mandate voi e quindi fa un sacco piacere, come sto parlando. E questa, insomma, l'ultima selfie, eccetera, eccetera. Poi c'è Music, non uso particolarmente quest'app, Photos, le ultime foto scattate. Questa invece è Snapchat che sto ricominciando ad utilizzare, insomma, sono molto più attiva adesso su Snapchat, per cui insomma, se volete seguitemi, sono sempre Kiss and Makeup Zero, anzi no, cosa sto dicendo, sono Nicole Hussel, vi metterò in sovraimpressione come potete trovarmi su Snapchat, oppure semplicemente vi prendete, non so come si fa, aiuto, prendete questa è la mia icona, se potete fare uno screen con il cellulare questo non lo so, qui c'è il mio nome, mi trovate come Nicole Hussel, e perché Kiss and Makeup 01 già c'era, quindi poi mi sono messa come nome Kiss and Makeup 01, non ho idea di cosa siano questi numeri qua sotto, scrivetemelo voi, comunque questo è il mio Snapchat. Poi vabbè, allora c'è Messenger, classico Messenger, lo conoscete tutti, sono i messaggi di Facebook, poi qui c'è Google Maps, niente di che, calendario, camera. Arriviamo alla cartella Pictures, questa la conoscete perché nel mio video su come farsi i selfie vi ho fatto vedere tutte le app che uso, quindi non tornerò nel dettaglio su queste app, ma insomma queste sono le app che utilizzo, Facetune e Meitupic, che è un'app tipo giapponese, non so di dove sia, ma è fantastica, ha dei filtri stupendi e tipo anche se ti sei svegliata con, non so, 300 brufoli, questa è fenomenale veramente. Instasize la utilizzo per ridurre le foto, Snapseed ha talmente tante opzioni che ancora non so utilizzarla. Questa la uso per scrivere su le foto, posso caricare una foto insomma e poi scriverci su. Insta Emoji è per aggiungere tutte le varie emoji, tutti gli smile e immagini varie su foto. E Piccolage invece mi serve per creare dei collage, se ho bisogno di creare dei collage di varie foto posso utilizzare questo. Poi proseguiamo, vabbè, settings e orologio, non sto qui a spiegarvi che cos'è, ebbene sì, ho sempre qualche email a cui rispondere, ma sono solo 10 in questo momento, perché di solito sono tipo 46, 52, roba del genere. Poi, allora, vabbè, qui c'è l'app della mia banca, niente di che, Vine, ci sono robe carine su Vine, non so perché adesso non si veda nulla, ma insomma ci sono robe comiche, sketch e cosine simili che non hanno tanto senso, ma questa è Vine, presumo che non sia fatta per avere senso come app. Ecco, infatti, robe assurde tipo questa. Sto bimbo è un grande.
Comunque, poi abbiamo Shazam. Se non conoscete Shazam, pausate il video, andate subito a scaricare Shazam, perché questa praticamente, se non sapete, state sentendo una canzone, dite cavolo, ma chissà chi è quello che canta questa canzone, chissà che gruppo è, chissà che cantante è, aprite Shazam, cliccate su Touch to Shazam e lui ascolta la canzone, e poi naturalmente adesso non ce n'è una, c'è solo la mia voce, ma poi vi esce scritto titolo della canzone, artista, eccetera eccetera, una figata. Clue Up la conoscete, ve ne ho già parlato moltissimo, quindi non sto qui a spiegarvi. E poi c'è Reward Style, questa è un'app che ho da molto, ma devo ancora capire bene come funziona questo servizio, cioè io sono veramente sveglissima. Poi vabbè, c'è Mercury, che è un web browser e mi permette di usare sostanzialmente il cellulare come se fosse un computer, quindi c'è la versione desktop di tutti i siti possibili e immaginabili e funziona molto bene. Mercury una volta crashava, adesso funziona. Poi c'è Skyview Explore the Universe, ed è, non so perché mi stia chiedendo tutte queste robe, probabilmente perché il cellulare è nuovo, ed è una figata pazzesca perché mi permette di vedere pianeti, costellazioni. Che pianeta è questo? Questo è Giove. E sì, è fenomenale veramente, perché vabbè, a parte che io sono fissata con i pianeti, le costellazioni, ma è veramente veramente figa come cosa. Poi qui c'è Fuse App, anche di questa già vi ho parlato, la conoscete, è molto particolare come app, secondo me è un po' il Instagram, il nuovo Instagram praticamente, e quindi adesso devo ancora connettermi perché ho cambiato cellulare. Poi vabbè, ci sono le emoji, il tempo, l'App Store, utilities varie, le abbiamo tutte, niente di che. Useless Stuff, qui ho inserito roba che non uso mai, e poi ho inserito anche tutte le varie app che Cocoppa ha sostituito, perché non vanno cancellate quelle originali, vanno soltanto nascoste, perché altrimenti si cancella l'app di per sé. Poi vabbè, Find My iPhone, Find iPhone, che è utilissimo e consiglio a tutti di averlo. Canon, vabbè, l'app della mia stampante. Questo Find Friends, ancora non ho capito che cosa cavolo sia, carissima Apple, potevi evitarlo. Poi qui c'è l'app della mia banca olandese, invece, perché io ancora non ho capito, praticamente ho tutto di entrambi i paesi. Vabbè, Reminders, niente di che. Kudasign sono, è un'app che mi permette di firmare documenti semplicemente dal cellulare, cosa che mi riesce, insomma, cosa che mi è molto molto utile, non potrei vivere senza quest'app. Poi c'è Translate, per un amante delle lingue straniere come me può non esistere un'app che mi traduce tutto. Tra l'altro adesso si può con la videocamera selezionare un testo, tipo se c'è, non lo so, un testo che volete tradurre, fate la foto e poi l'app ve lo traduce in automatico, è fantastico. Poi vabbè, le note, Uber, se non conoscete Uber, ah, purtroppo in Italia non si può usare, quindi niente, se non lo conoscete attaccatevi al tram, no, nel senso, Uber è molto utile se viaggiate negli Stati Uniti, quasi non si usano più i taxi, c'è solo Uber, stessa cosa, l'ho utilizzato, dove che l'ho usato, mi sembra a Londra, lo usavo molto anche ad Amsterdam, adesso non credo si possa più usare nemmeno nei Paesi Bassi, ma è molto molto utile. Anche a Tokyo abbiamo usato molto Uber, costa molto meno rispetto ai taxi. Qui in Italia credo ci sia una cosa chiamata BlaBlaCar, ma ancora non l'ho provato. Poi c'è WeTransfer, che non ha niente di figo, semplicemente mi aiuta a trasferire file dal computer, o se qualcuno mi spedisce qualche file su WeTransfer posso scaricarlo sul cellulare. Poi c'è Pages, anche qui è Kiss Makeup 01, sono Kiss Makeup 01 dappertutto tranne che su Snapchat, lì mi trovate appunto con il mio nome e cognome, ma cosa sto facendo? Ma insomma, questa è la mia pagina Facebook, e questo è l'ultimo video caricato, e poi insomma si può vedere il resto. È molto utile perché posso scrivere, posso likeare i vostri commenti, posso leggerli dal cellulare e posso anche postare dal cellulare. Poi da quest'altra parte, ultima pagina, ci sono i giochi. Allora, questo ho appena iniziato a scaricarlo, è in caricamento già da 6 secoli, quindi non so se disinstallarlo, infatti mi dà errore, vabbè, lasciamo stare,
sta in caricamento ancora, ok? Ma il vero gioco che vi devo far vedere è che crea letteralmente dipendenza, quindi state attenti ragazzi e ragazze, se non volete cadere nell'oblio come purtroppo è successo a me, non scaricatelo. Questo è Stack, in realtà è una cavolata pazzesca, perché è veramente il gioco più stupido probabilmente al mondo, ma vi giuro che crea una dipendenza assurda. Cioè bisogna praticamente mettere uno sopra l'altro, io adesso naturalmente in questa posizione non ci sto riuscendo, senza tagliare, vabbè è più facile capire quello che vi sto a dire, però è una figata assurda. In realtà non sono così ciompa, solitamente ci riesco, ma adesso con la videocamera davanti non è facile, non so se si sia capito qualcosa, ma insomma è una figata questo gioco, giocateci, poi fatemi sapere, o se già purtroppo anche voi siete caduti nell'oblio scrivetemelo nei commenti, così insomma ci stringiamo la mano a vicenda. Poi c'è questo, questo è Can You Escape, e praticamente cosa bisogna fare in questo gioco? Bisogna uscire, liberarsi ed uscire da queste stanze cercando vari indizi, cercando chiavi eccetera eccetera, e qui vediamo insomma possiamo avvicinarci, cercare indizi, guardare, e qui insomma bisogna rimettere a posto questo puzzle. Naturalmente non mi accingerò adesso, anche perché sono abbastanza negata, già avevo scaricato questo gioco e poi l'avevo cancellato e poi mi sono pentita e l'ho riscaricato, quindi sto riniziando a giocarci, ma è molto molto carino se vi piace questo genere di gioco, e basta insomma, sostanzialmente questo è tutto. Avevo anche Candy Crush, anche per Candy Crush ero caduta nell'oblio ma mi sono salvata e adesso vi giuro non ce la facevo ad aspettare secoli prima di ricominciare a giocare una nuova partita quando perdevo, quindi l'ho eliminata, insomma mi sono disintossicata da Candy Crush. Quindi questo è tutto ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, se avete naturalmente suggerimenti su qualche app scrivetemi tutto nei commenti, soprattutto su giochini vari e su robine utili adesso che sono tornata a vivere in Italia, quindi mi fate anche un favore, mi date una mano. Quindi un bacione da me e dalla mia cover di Sailor Moon, che insomma sembra che io abbia 6 anni, me ne rendo conto. Quindi ciao a tutti, alla prossima!